casa, supermercato, negozio. Tracciamo il percorso sulla carta topografica e segniamo in rosso i punti pericolosi e la segnaletica di riferimento. Grazie all'app di Street View siamo riusciti a organizzare questo progetto che tratta l'argomento dell'educazione stradale, in cui da un punto di partenza a nostra scelta ci siamo orientati fino a raggiungere un supermercato o un negozio. Ora il mio compagno vi spiega come l'abbiamo costruito. Ci siamo divisi in dei gruppi a nostra scelta e siamo partiti dal nostro punto di partenza. Abbiamo cercato di individuare il percorso più sicuro e siamo arrivati al nostro supermercato o negozio più vicino. La maestra, per aiutarci a orientarci nel nostro quartiere, ci ha fornito delle carte topografiche. Il nostro gruppo è formato da Lia, Riccardo, Francesco, Chiara. Noi siamo partiti da Corso Solferino e siamo dovuti arrivare fino al mercato di Corso Armelino. Noi abbiamo trovato un ospedale e dopo abbiamo trovato una chiesa. Il percorso che abbiamo usato noi ci sembra abbastanza sicuro. Questo percorso noi lo reputiamo più sicuro perché non abbiamo bisogno di percorsi alternativi. Si può fare da casa fino al supermercato senza attraversamenti, tutto sul marciapiede. Durante questo percorso abbiamo trovato molti cartelli di attraversamento e di ospedali e parcheggio. Il nostro gruppo è formato da Tommaso, io. Edoardo, io, Francesco Luise e Gaia Giacobbe. Partiamo da via Bertani e arriviamo a Corso Magenta. A sinistra c'è un divieto di sosta, poi ci sono due attraversamenti. Abbiamo notato un cartello di limite 30 km/h. Due cartelli, attenzione attraversamento. Ci sono due attraversamenti, uno in curva e l'altro in rettilineo. C'è un altro cartello di limite di 30 km/h. Infine, due attraversamenti pericolosi perché sono in curva. Avete previsto percorsi alternativi? No. Questo percorso non è sicurissimo, però non ci sono altri percorsi alternativi.
Il secondo gruppo è formato da Giacomo, Stefano Barchi, Dajan, Natalicchi e Emma. Partiamo da Via Cinelli 9 e dobbiamo arrivare al supermercato di Piazza Villa. Possediamo un passaggio carrabile che è un punto in cui le macchine devono passare e quindi non bisogna sostare. Nel nostro percorso incontriamo 3 punti ciechi che riusciamo a identificare grazie a uno specchio che ci fa vedere se arrivano le macchine. Via Cinelli è vicino alla scuola e quindi abbiamo incontrato 2 cartelli che dicono di non far passare le macchine in un orario preciso perché escono i bambini dalla scuola. In Piazza Villa abbiamo incontrato un passaggio pedonale e un cartello che indica che vicino c'è una fermata del bus. Questo gruppo è composto da Stefano, Ferdinando, Alice, Marta. Il nostro percorso è dobbiamo partire da Via Quarone 20 e arrivare al Doro di Corso Paganini. Nel nostro tragitto abbiamo incontrato dei punti pericolosi che sono l'incrocio in Via Ferrari e l'incrocio tra Via Cancelliere e Via Bersanti. I cartelli sono... Ci sono 3 divieti di sosta, 2 parcheggi, 2 curve strette, 2 stop, un parcheggio per disabili, 2 cartelli di proseguita, un cartello precedenza e 3 divieti di parcheggio. Il nostro percorso è stato dal civico 20 di Via Quarone. Giriamo subito a sinistra fino all'incrocio di Via Ferrari. Poi imbocchiamo Corso Cancelliere e scendiamo fino all'inversione 1. Scendiamo ancora fino a trovarne un'altra. Scendiamo anche fino all'incrocio con Via Bersanti e da lì saliamo fino a Doro. Abbiamo incontrato molti cartelli e visto che il percorso è lungo, è l'unico per raggiungere quella destinazione, non ci sono percorsi alternativi, anche se sarebbero potuti servire. Con quale mezzo vi siete spostati? Con la bicicletta. Il percorso pedonale a piedi è diverso? Sarebbe diverso? Sì, durerebbe meno, ovvero 400 metri, e in tempo 5 minuti. Il nostro gruppo è composto da Gabriele, Ettore, Caneva e Anna. Non riteniamo che ci siano punti pericolosi e di dover prendere percorsi alternativi. Partiamo da Corso Carbonara e arriviamo fino alla pasticceria di Pannarello. Abbiamo trovato come parcheggi, come se cartelli, un cartello di parcheggio e 2 cartelli di attraversamento. Quindi ritenete non ci siano punti pericolosi in questo percorso, in questo tragitto? No. Lo farete a piedi? Sì.